carissimi, siamo venuti qui alla Lanterna Azzurra di Metaurilia perché ogni anno si celebra qui un appuntamento dal punto di vista gastronomico golosissimo. Stoccafisso e baccalà saranno l'argomento dell'undicesima di sfida tra cuochi professionisti provenienti da tutto il territorio ma anche a livello nazionale, che saranno sottoposti a insindacabile giudizio della giuria tecnica, che decreterà il miglior piatto a base di stoccafisso e di baccalà. Siamo qui appunto per l'undicesima di sfida, una di sfida golosissima. Storia dello stoccafisso, ossia questo pesce che è un merluzzo del nord che scende un pochino da, proprio da, dai mari gelatissimi per venirsi a riprodurre nel nord della Norvegia, veniva pescato. Lì faceva un pochino freddo, non veniva conservato in altro modo che non messo all'aria fredda a seccarlo, freddo. Però evidentemente c'erano dei paesi che non avevano il freddo e quindi però il merluzzo li riuscivano a trovare. Allora sono andati sotto la Groenlandia e qui ci sono andati i portoghesi, gli spagnoli e i francesi. Lì cosa facevano per conservarlo che non c'era nel freddo? Ci mettevano il sale, baccalà. Allora abbiamo lo stoccafisso, quello seccato al freddo, al gelo, tutto quello. E l'altro è il baccalà che è salato. Questi due hanno avuto per secoli, siccome le quantità sono grosse, sono pescioni di 12-15 kg, a vederli come sono belli, le prendono con dei tremagli, con gli ami, con le tecniche di pesca moderne, non è più certamente la pesca con un filo e con un amo come facevano una volta, però a un certo momento è un qualche cosa che ha portato e dà tuttora un grosso significato sia per la produzione locale che dal punto di vista poi gastronomico, perché essendo un pesce molto abbondante che si è arrivato da noi, è stato utilizzato in tutti i modi possibili, costava poco e di conseguenza ha avuto una grandissima diffusione. E noi lo troviamo in Italia, in tutte le zone dove c'era un porto dove poteva arrivare, sia che era i barili sottosale o quello che poteva essere seccato. Poi da lì nel territorio si sono diffusi ed ecco che abbiamo una grande varietà di ricette. Questa è una nostra ricchezza italiana e si conserva bene, non è moltissimo, per cui non è che sia un pesce grasso, però c'ha ancora dei tessuti, quindi tutte le proteine ce le ha, c'ha sali minerali, quindi c'ha tutta la ricchezza che può avere il pesce. I commensali sono già arrivati qui alle mie spalle, alla destra e alla sinistra, 4 e 4 contendenti che in singola attenzione si aggiudicheranno questa prima posizione di questa undicesima edizione della di sfida. Sono tutti pronti, naturalmente adesso ci sarà la giuria che assaggerà piatto per piatto e poi i commensali che degusteranno le loro preparazioni. Sono tutti belli pronti, belli carichi, hanno portato il meglio della loro interpretazione delle ricette a base di baccalà. Ricetta che si presenta già con degli ingredienti molto, la vediamo bella succulenta, bella importante. Abbastanza olio. Sì, è una vecchissima ricetta che si faceva da noi nell'entroterra, noi veniamo da Urbania, e questo baccalà viene cotto sopra le canne di bambù, quindi un olio cottura, questa baffa qua di baccalà cuoce su 5 litri d'olio. Quindi patate, pomodorini, carote, sedano, cipolla. Insomma, la tradizione interpretata proprio nel modo più rigoroso, più possibile, le tradizioni dei nostri contadini, del nostro rurale. Certo. Allora, siamo in terra di Puglia e ci sono degli elementi già molto caratteristici, le cime di Rago. Eh sì, siamo qui per la quinta volta, con piacere abbiamo accettato di partecipare a questo concorso del baccalà stoccafisso, quest'anno con il nostro chef Cataldo Giaconella, che lui
ha elaborato il piatto. Abbiamo pensato di creare questo piatto utilizzando i prodotti della stagionalità e del territorio. Quindi baccalà con cime di rapa, ripassate con l'acciuga, ecco, e poi con una crema di fagioli cannelli. Chiaramente il nostro abbinamento è l'olio di peranzana, che è la nostra cultivar dell'azienda agricola Salvatore Moffa, che è con noi questa sera. Allora, un ristorante del posto, ve la giocate un po' in casa qui, no? Sì, sì. Io, una bella ricetta, la vediamo bella e importante. Questo è un cuore di baccalà su tortino di patate al profumo di finocchietto selvatico, accompagnato da una crema al broccoletti, una polvere di mandorle e del cataifi croccante. Ah, ecco, la pasta cataifi che dà quella nota... Croccante, sì, ci teniamo un pochettino anche sull'orientale, quindi stiamo, diciamo... C'è tradizionale, ma anche allo stesso tempo una visione anche moderna dell'impiattamento, della presentazione dei piatti, delle ricette. Un piatto tutto giocato, chef, un po' sulle consistenze, sui contrasti. Anche, sì, quindi la morbidezza del baccalà, leggermente il gusto amaro della salsa ai broccoli e poi la patata dolce, quindi che va un pochettino a equilibrare il gusto in bocca. Allora, casa Orazzi al pesce gli dà del tu, è vero? Certo. Ecco, e quindi non poteva mancare in una competizione dove si trattava di un argomento così bello succulento. Il baccalà è un bel elemento da trattare. Beh, Orazzi, sicuramente è un bel piatto, gradevole, piacevole, ha un impatto molto ampio, quindi il baccalà si fa in tutta Italia. E specialmente anche qui nelle nostre zone è un ottimo piatto, viene ricercato, poi ci abbiamo messo un po' del nostro, abbiamo fatto un ottimo piatto, spero. Vedo una bella mise en place, bella ricercata, ma la sostanza, insomma, di che cosa tratta questa? Beh, questo è un piatto baccalà con patate, quindi abbiamo messo una purea di patate sotto, abbiamo poi messo delle pomodorine confitte e una granella di olive taggiasche assieme un po' di marmellata di cipolle rosse. Però... Sì, beh... Bei contrasti, insomma. Beh sì, diciamo, comunque sono... No, vabbè, sì, no... Sì, ci sono tipici un po', si usano il baccalà. Sì, beh, perché no? La cipolla si usa, il pomodoro si usa. Quindi una ricetta un po' rivisitata, ma modernizzata, diciamo. Sì, l'uno e l'altro. L'uno e l'altro. Un'altra proposta proveniente dalla nostra regione, Arcevia. Allora, Arcevia, la tradizione del baccalà c'è? Cioè... Arcevia sì, come piatto povero, era un piatto povero dei contadini nostri, una volta era povero, adesso non è più povero. Ecco. Però sì, ci si usava nelle campagne il baccalà. La tradizione c'è? La tradizione c'è, sì. Era l'unico modo forse di mangiarsi il pesce. Mangiare il pesce, certo. Che ricetta hai preparato? Io ho preparato un baccalà in olio coltura, cotto diciamo sotto olio, poi arrostito un po' al forno, con la crema di carciofi, un mais, una chips di mais fatta con una polenta fatta in Arcevia, 8 file, abbiamo solo noi, e dell'olio di Oscolana tenera. Quindi insomma c'è proprio il territorio a pieno. Sì, qui abbiamo dentro. Il territorio. Altro ristorante di casa nostra, nel cuore della città di Fano, l'Ideale, piazza 20 settembre. Allora, un baccalà che dal punto di vista dell'impatto visivo mi piace molto, un po' splatter, hai preso da Pulp Fiction da qualche parte l'idea. Sì, abbiamo cercato di fare una cosina moderna, giocare sul tricolore, visto che siamo italiani, siamo orgogliosi e buoni patriotti, quindi abbiamo deciso di giocare su tutti i tre colori, appunto il bianco,
del baccalà, giocando con il rosso dei frutti rossi e finire con il verde e il pistacchio. Quindi abbiamo fatto questo baccalà in crosta di pistacchio cotto al forno con questa cremina di frutti rossi. Perfetto, senti, poi vedo anche degli elementi colorati, sono fiori, fiori edibili. Bravissimo, fiori edibili e olio extravergine d'oliva, immancabile. Insomma, un piatto che riprende una tradizione, insomma, perché il baccalà faceva parte del nostro patrimonio gastronomico, però un po' con una nota... un po' rivisitato, una cosina un po' moderna e speriamo che piaccia ai nostri giudici e ai commensali. L'acido dei frutti rossi bilancia un po' la dolcezza del baccalà, qual era l'idea? Bravissimo, bravissimo. Assunto. Subito. Subito. Molti ristoratori sono locali, autoctoni, un altro ristoratore, il Chiostro, anche questo nel cuore della città di Fano, centro storico, una location molto bella, molto suggestiva. Cosa avete portato qui? Il baccalà di San Domenico, appunto, ecco. Essendo nel convento di San Domenico, l'abbiamo dedicato a lui. È un baccalà proprio della tradizione, al forno, pomodori, olive, pan grattato, ecco. E patate. Come facevano i frati. Come forse. Facevano forse i frati, sì, semplice. Semplice e che, genuino. E genuino che esalta proprio al massimo forse il sapore del baccalà. Il baccalà ce l'avete in carta voi? Il baccalà ce l'abbiamo in carta, sì, okay. Sì, lo proponiamo proprio nella nostra carta, e... incontra molto, diciamo che qui siamo nel classico che più classico. Essendo un'osteria facciamo proprio piatti tipici. Fanesi e marchigiani. Anche qui cuore marchigiano, Montecosaro Scalo, grande tradizione di baccalà. Certo. Siete andati un po' sul facile, baccalà fritto. Siamo andati sul facile, ma siamo andati su un'idea giocosa, semplice, immediata di questo momento. Ecco. Di ricette di baccalà sono state fatte un'infinità. Per questa primavera volevamo baccalà proporre fritto. Questo. Il fritto è buonissimo. Il fritto è dentro... sono due lamelle di baccalà, ecco. Con dentro una foglia di borragine cruda. Ah, c'è il trucco allora. Poi fuori abbiamo questo condimento differente che nasce dall'idea delle masse fredde salate, dei gelati, sì. Salati, pane, olio, borragine ghiacciata, poi attraverso il Pacojet resa a polvere. Ah. Ma polvere perché vogliamo mantenerla di questa consistenza. In questa occasione amiamo la carne ittica, ed è una carne ittica conservata in sale, dissalata, che in mano a questi cuochi straordinari che questa sera hanno preparato 8 piatti diversi, e io sono in giuria, ti assicuro che è difficile dire qual è il migliore, sono bravissimi, cioè c'è un'evoluzione delle... capacità tecniche e anche delle conoscenze, della cultura di chi oggi sta in cucina, che credo stiamo preparandoci per essere nei prossimi decenni
veramente la più grande cucina esistente su questo pianeta. E hanno fatto in modo che di questo alimento quaresimale, spesso insipido, spesso da arricchire in qualche maniera, si sposasse con quella che è la seduttività femminile. Per cui questo cibo neutro, quaresimale, povero, penitenziale è diventato trionfale. Stasera ne abbiamo la dimostrazione. L'Oro d'Italia è una manifestazione che presto prenderà vita a Fano e che con orgoglio l'associazione porta avanti. Non solo l'Oro d'Italia, che quest'anno ha visto un incremento ulteriore del numero dei campioni presentati, e non solo, ha visto anche un incremento della qualità media degli oli presentati, che hanno raggiunto livelli molto alti. Resta purtroppo sconosciuto alla maggior parte della popolazione, che per esempio ancora non sa utilizzarlo bene in cucina. Mentre l'olio sui piatti è un'aggiunta che è non solo di salute ma anche di sapore. E per questo noi, per semplificare l'utilizzo consapevole dell'extravergine di qualità, abbiamo suddiviso le famiglie aromatiche in tre principali, e sono quella erbacea, che contiene i profumi di mandorla, di erba, eccetera, di carciofo, il pomodoro, quindi oli con prevalenti profumi di pomodoro, e oli con profumi di frutti di bosco. Come abbiamo potuto verificare anche questa sera, con oli di queste diverse caratteristiche che hanno arricchito tutti gli 8 piatti mirabilmente preparati dai nostri ristoratori. I dati Enit dicono che l'enogastronomia è il maggior veicolo turistico della nostra nazione, questo già la dice lunga. Il nostro territorio è veramente pieno di prelibatezze, perché la provincia di Pesaro Urbino sa esprimere veramente una grande qualità di prodotti enogastronomici che sanno guardare al mare, alla terra e tantissime altre attività. Mi viene in mente, quando volete, mi viene in mente il tartufo, mi viene in mente il fungo. Come mi viene in mente tutto il comparto della marineria, ed in tutto questo avere una serata dove grandi ristoratori locali si esprimono in questa disfida sul baccalà, e quindi per far assaggiare questo nostro prodotto anche particolare, è veramente una bellissima serata, una serata che sa alzare anche alla qualità della nostra proposta, e quindi che rende appetibile anche e migliorabile anche la nostra qualità enogastronomica. Stasera c'è stato secondo me un livello esaltante, superiore rispetto anche alle altre annate, da parte degli chef dei ristoranti che hanno partecipato. Veramente un elogio va a tutti loro, perché veramente sono stati bravissimi, si sono proprio cimentati, si sono messi in gioco prima di tutto, dei piatti veramente gustosi al palato, di ottima fattura e straordinari. Queste iniziative sono un regalo che vogliamo fare alla cittadinanza, ai consumatori soprattutto, perché noi ci occupiamo di prodotti di qualità, di valutazione dei prodotti per il consumatore ma anche per il produttore, quindi parliamo dei concorsi nazionali e internazionali che si svolgono, che Olea svolge, l'iniziativa Sapori e Aromi d'Autunno che i viandanti di Sapori organizzano per la città di Fano e non solo, e questa è l'appendice di Sapori e Aromi che va a concludere un po' tutte le manifestazioni dell'annata. Riprendiamo l'anno
per arrivare poi il 3, il 4 e il 5 aprile una fiera dell'olio, Expolea, prende il nome da Olea, un'esposizione di olea, degli oli, del concorso nazionale, quindi tutti i consumatori potranno assaggiare, valutare, apprezzare tutti i migliori oli del mondo, perché se per mondo intendiamo il Mediterraneo, in questa manifestazione che è l'Oro d'Italia, Gran Gala dell'Olio, il fulcro sarà il Pincio, dove cercheremo, se la fortuna ci assiste, di organizzare questa fiera, questa esposizione. Passiamo adesso alla proclamazione dei vincitori. Iniziamo e chiamerò a premiare le autorità presenti, la giuria e quant'altro. Cominciando a chiamare, vorrei qui a ritirare un attestato di merito importante a Luca Guerrieri e all'azienda per il vino. Per il vino che tutti noi abbiamo apprezzato questa sera. Alfredo, premio Alfredo Antonaros. Grazie Luca. Secondo premio pari merito al ristorante Pizzeria Piccolo Mondo, lo chef Steven Del Cipolla. Sì. Premio Alfredo Antonaros. Anche questa? Sì. Secondo premio pari merito all'Osteria Il Chiostro di Cristina Sabatinelli. Antonaros, prego. Secondo premio ex equo al ristorante La Braveria di Daniele Forlucci di Urbania. Andiamo a premiare il presidente dell'Accademia Italiana della Cucina, Floro Bisello. Si è fatto anche male. Secondo premio ex aequo a Ristorante Due Cigni di Rosaria Morganti. Allora, non l'ho detto prima, ma sì. Secondo premio ex aequo, Ristorante Casa Orazzi di Gabriele Orazzi. Lo chef è Tommaso Aniballi. Questo. No. Premio speciale della giuria va alla Baita, ristorante La Baita. È tutta colpa di Francesco. Vince la disfida il numero 6, le tre volte ristorante, di Anna Maria Vainella di Torre Maggiore. Lo chef Cataldo Giaconella. Premia il presidente della giuria Corrado Piccinetti. Bene, signori, siamo alla fine della serata, una serata magnifica, 8 colleghi che hanno cucinato 8 splendidi piatti, ci siamo divertiti tantissimo. E quello che è nel nostro DNA, cioè lo stare insieme ad altri colleghi, anche questa sera si è manifestato avvincente. Per cui grazie ai colleghi, grazie alla tanta partecipazione che c'è stata, attenta e, come dire, molto concentrata per poter garantire un punteggio giusto ed equilibrato. Io non ho parole, dico veramente grazie a tutti.